Cioè, allora, vuoi andare con tuo padre, cazzo? Sì o no? Perché io me ne voglio andare a casa. Dio mio. Me ne voglio andare a casa. No, dico. Attenzione. Posizione camper. Camper, gli angolini. Che cazzo sono? A dei razzi! No! No! Non costringermi a farti male! Ok. Lo vedete? Ti metterò sotto terra! Ti storco! Sei colpa tua! Ma che cazzo di mitragliatore è questo? No, Madonna! Dio mio, sono una pippa sto gioco, porca puttana. In tutti i giochi sono delle pippe, è inutile. Questa è morte certa. Perché ho il cecchino? Oh, dove cazzo sono andato? Fallo! Ma adesso! Va bene! Dove cazzo sto? Ti uccido! Fammi capire un attimo, Non ho. Bravo, bravo. Qui! Grazie mille. Cioè, era davanti a me. Poi il segreto è sparare. È tutto ciò che ho adesso. Io scappa. Oh, cazzo. Sto ricaricando. Beh, no, però non posso. Stanato! Niente, madonna. Minchia, che due coglioni sti armi di merda, deve fanno male come il... come una mazza da baseball, dimmi. Dovrebbero far male come una mazza da baseball, ecco come cazzo. La mia fede è La tua fede è il cazzo, Chi va là? Nasconde. Mo? Altro qua. Anzi, adesso dovete qua. L'ho già fatto. Qua. Equipaggia. Cos'è? Quando vieni rianimato ripristini tutta la tua salute. Sì, usa perché muoio sempre, quindi mi conviene. Poi. Qui. Niente. Boh, qua la pera. Mangia. Magna. Qua. Prendi questo. Boh. Qua prendiamo altro da mangiare che ci serve. Boh. Inseguitelo! Cioè, ma io mi chiedo come ammazzare qua. Come cazzo le ammazzo? Ecco, per l'emorragia. Eh sì, per le emorroidi, non per lo. Madonna. Cos'è il culo? Di fronte a... Oh, bravo. Il signore giudica, io agisco. Gioite, perché la morte non ha pungiglione. È corso via. Si distrugge quella là. Raccogli ciò che semini. Beh, minchia, 8 razzi, raga. Gioite, perché la morte non ha un giglione. Non capisco. Come cazzo lo ammazzo questo? Morirai qui. Il signore giudica, io agisco. Ok, va bene. Invoca. Guarda. Cazzo Gioite, di una vetta di merda. Perché la morte di lì. Non ha un giglione. Per Columbia. Raccogli ciò che semini. Però diciamo che hai tanta libertà di... Da giù, quello là! Là! No, no. Cos'altro riesco a trovare? Gioite! Perché la morte non ha un figlio.
Ci metto un'ora per capire come funziona un cazzo di gioco. Elizabeth! Ecco qua! Allora, devo riuscire ad attaccarmi, sì. Ecco. Proprio così si va. Dai, cazzo. Tu con quel cazzo di siringone, via. Razzi! Dovete circondarlo! Ma vaffanculo. Devo riuscire a ammazzare sto qua, oh, ma non è facile la battaglia su Bioshock, se devo dire. Ecco. Oh, bello. Come cazzo fate a tornare? Via. Il signore giudica, io agisco. Dai, altri due. Muori. Tagliategli le vie di fuga. Muori. Ciò che semini. Fermatelo. È sparito. Per la famiglia. Ma cazzo. Vaffanculo. Per la patria. Kiwi, cane kiwi, mai. La mia mira è buona, perché il mio occhio è del bro. Ti uccido. Col potere del nano, ti lancio un ananas, porca puttana. Dove stai andando? Non sfuggirai. Dai, ragazzi, questa mi è piaciuta. Ciao. Inzaghi, ok. Se vuoi accetto anche le tue munizioni. Che cazzo sei? Dammi le tue munizioni. Va bene. Già capito. Mo? Che cazzo bisogna andare? First lady con la navetta. Dove cazzo? Ah, ecco questo. Elizabeth. Ci vorrà solo un minuto. Sì, un minuto. Ecco. Ecco qua. Una cagata, ovviamente. Chissà se sarà in difficoltà per una volta questa qui. A forzare le serrature. Mai, mai. Adesso tutto tranquilli. Quando eri svenuto sulla spiaggia, continuavi a ripetere il nome di una donna. Anna. Non ho voglia di parlarne. Io... mi dispiace. Non avrei dovuto chiedere. Tu di dove sei, DeWitt? New York. Cosa facevi là? Lavori come questo. Niente che valga la pena mettere su un curriculum. Per fortuna sei arrivato al momento giusto. Come pensi che sia finito qui? Ho giocato d'azzardo e ora devo dei soldi a uomini con cui è meglio non avere debiti. Sono qui per pagare. Farti scappare cosa pensi che fosse? Carità? Chi ti ha mandato? Qualcuno disposto a saldare il mio conto in cambio di te. Bello. Cioè, sei proprio gentile, eh? La fai proprio sentire al sicuro con queste parole, se devo dire. Eh? Che il tanto lo so, alla fine ti innamori di sta qua, lo so già, lo so già. Guarda, già ha una bella faccia. Poi, non si sa cosa ha lì sotto. Eh? Eh? Punta lì, bravo. C'è anche il cock, vuoi il cock? Volevo la cock? Vuoi il cock? Vuoi il cock? No? Cock? No, eh? Minchia, 2 ore per arrivare qui. Porca puttana, grazie. Oh, che bello. Magari ci fosse una città così, cazzo. Ci vivrei tutti i giorni. Questo qua? Carmina. Oh, amore mio. Sì. Giove siede invidioso. Sparate per uccidere. No, no. Non sparare per uccidere. Spara per grattarmi il culo. Che cazzo serve il fucile? Dio mio. Una frase che non ha senso. Tenetelo bloccato! Te ne pentirai! Aspetta, torna indietro! Non ho trovato ancora niente! Minchia, mi sposo proprio il cervello. Prendi questo! Grande! Oh, grazie, zoccolo. Fategli sudare sangue! No!
Oh, grazie. Oh, guarda che belle cose. Prego, venga. Vieni. Sì o no? Brava. Vedi che capisci. Ok. Mo? Quindi pare che ti chiamino falso pastore. E che tu sia l'agnello. Cerchiamo di non chiamarci così. Mi sta bene. Come pensi abbiano fatto a sapere che arrivavi? O hanno un profeta che sta dalla loro parte. O chi mi ha ingaggiato ha anche scritto i cartelli. Perché? Non lo so. Questo prende vita? No. Comunque io prendo i lingotti, prendo tutto questo, grazie. Molto gentili. Allora, scudo, vita o sali? Vabbè, sali sono già abbastanza aumentati, se devo dire. Diciamo che aumentiamo per ora più lo scudo. Sì, lo scudo per me è la cosa che importa di più. Proprio ciò che ha ordinato il dottore. Potrei anche sbagliare, ma chi se ne frega. Ok, abbandoniamo la zona, ragazzi. Stai bene? Voglio vedere Parigi. Voglio vedere tutto. Quello dipende da te ora. Non c'è nessuno. Un momento, cos'è quello? 40 nord per 74 ovest. Non è Parigi, è New York. Come fai a saperlo? Nella torre il tempo non mancava di certo, DeWitt. Tempo per studiare cose come la geografia. Avevo un debito. E un tizio si è offerto di annullarlo in cambio di te. Forza. Intanto che lei piange, io vado a guardare cosa c'è in giro. No, devo per forza parlare. Vediamo questa per. Andrà tutto bene. Cazzo. Minchia, ma si sente di qua il rumore. Vabbè. Dai. Forza, andrà tutto bene. Perché non ti giri e parli con me? Possiamo sicuramente. Oddio. Ha trovato una soluzione. Mono di Finkton. Ah, Ficton. Che cazzo è? Biscotti? Sicuramente, scommetto che è una fabbrica di biscotti o di preservativi. Boh, decidete da questa. Cerchiamo di saltare un po' il caricamento, cazzo. No, anzi, scherzavo. Non clicco più il bottone. Mo' è rincoglionito. Vediamo, Ecco. Ragazzi, quando uno si fuma la canna è così. Oh cazzo. Dove sei andata a finire, porca puttana? In Giamaica? Ecco. E se ne va. Che cazzo sono sti qua? Madonna. Cazzo. Sono ancora più rincoglionito e mi rincoglionisce ancora di più. Merda. Che conosco? Oh cazzo. Questo mi sfonda il culo, questo. Daisy, l'aria fresca è servita. Questo è sveglio. Quindi sei tu il falso pastore di cui si parla così tanto. Ecco. Hai combinato un bel casino alla lotteria. Sei la Fitzroy? L'unica. Non ho problemi con te o coi tuoi vox populi, ma il dirigibile da cui mi fai penzolare è mio e ne ho un terribile bisogno. Davvero? Perché a me sembra proprio il dirigibile di Comstock. Senti, non sto cercando lo scontro. Lo scontro c'è già, DeWitt. L'unica domanda è: tu da che parte stai? Comstock è il dio dell'uomo bianco, dell'uomo ricco, dell'uomo spietato. Ma se credi nella gente comune, unisciti ai Vox. Se credi nella gente giusta, allora unisciti ai Vox. Voglio solo il mio dirigibile. E i Vox te lo daranno. Ma prima devi essere tu ad aiutare i Vox. Ah, Vox è giù a Finkton c'è un armaiolo che può procurarci le armi per sostenere la causa. Prendi le nostre armi e avrai il tuo dirigibile. Già tanto che sei sopravvissuto, amico mio. Meglio trovare Elizabeth prima che se ne vada.